Buonasera, io riprenderò poco più di 5 minuti, terrò anch'io più o meno, insomma saranno forse 7-8, ma non di più. Alcuni di voi lo sanno e vi ringrazio di essere ancora una volta con noi, altri invece sono nuovi a questo tipo di incontri, nuovo è anche il Presidente, quindi lo ringraziamo, il professor Lubelli che è con noi per la prima volta, ma è l'ospite, nel senso che è il segretario del circolo qua della PD. Ma il Progresso d'Italia è poco più che una sigla, però una sigla onorata perché vediamo un passato importante, perché ha pubblicato una serie di edizioni a nome di Casa dei Pensieri, è uno strumento di Casa dei Pensieri. Casa dei Pensieri forse la conoscete tutti per tanti anni di attività culturale. 2 anni e mezzo fa ormai prendemmo l'impegno con Carlo Galli, con Andrea De Maria, oggi con Donata Lenzi, di convocare periodicamente delle riunioni aperte a partire da un gruppo di intellettuali che si era impegnato nella campagna elettorale dei nostri parlamentari, mettendoci anche firme, dichiarazioni, appelli, ma insomma per tenere un contatto periodico a maglie larghe, ma insomma però che segua l'attualità politica fra le nostre rappresentanze sociali, non solo istituzionali, e il mondo della cultura bolognese, una parte sola di questo mondo che è molto grande, ma insomma una parte del mondo. Quindi l'argomento è la politica, l'attualità politica, non è tanto la cultura, però cerchiamo di mescolare le voci, perché questo avvenga, oltre che le persone più impegnate politicamente, a questo tavolo c'è con noi anche Francesco Critelli, capogruppo del PD del Comune di Bologna, che ringrazio molto insomma, per la sua presenza, però ecco perché accanto a queste voci, la voce di Donata Lenzi, di Andrea De Maria, annunciate, immediatamente si mescolino anche le nostre e le vostre, insomma, per cui chiedo insomma, che anche chi ha voglia di parlare senza problemi lo faccia immediatamente, insomma, subito dopo questa mia breve introduzione. Di cosa vogliamo parlarvi oggi, su che cosa vogliamo ascoltarvi? Sul risultato del voto in Emilia-Romagna. Il voto in Emilia-Romagna è importante e va valutato con particolare attenzione. Si dirà che questa affermazione non ha nulla di significativo, non è proprio vero. Abbiamo visto in questi giorni anche un po' qualche dichiarazione che ha sottovalutato l'impatto di questo voto, e invece noi riteniamo che si tratti di un, almeno chi vi parla, di un voto molto importante. Certamente rileva, mette in luce fenomeni specifici della realtà regionale, ma in buona misura è indice anche di fenomeni politici nazionali. Il risultato ha detto 2 cose che sono solo apparentemente contraddittorie, tutte e due, non se ne può considerare una sola. La prima è nuova e drammatica, l'astensionismo. È il dato enorme di queste elezioni. Si dirà che non è una novità, in fondo anche le precedenti elezioni regionali si erano concluse in tutt'altro frangente con, mi sembra, il 62%, poco più, comunque trovate il 68%, trovate i dati in cartella. Però se l'astensionismo viene da lontano ed è fenomeno non solo italiano, sta nell'epoca in qualche modo, è nell'oggi e qui che ha accelerato la sua crescita in tale misura da operare un salto di qualità. Quindi si sbaglia nel dire che non è novità l'astensionismo. Questo astensionismo è una novità importantissima. Un livello così alto di distacco fra istituzioni, esercizio della democrazia e pubblica opinione è un pericolo per la Repubblica. La seconda risultante, ripeto, può sembrare che marci su un binario del tutto differente, vedremo poi se è così o no, è che il PD si conferma, stando così le cose, l'unico partito di governo. Non è cosa da poco, ma appunto è una conferma, non è una novità. Io ricordo la frase di Pierluigi Bersani, ora tocca a noi, pronunciata subito dopo il voto così problematico, no? Che ci ha poi consegnato l'attuale Parlamento. Non so se venne compresa, insomma, forse io stesso non la comprendo, ma a me sembrò illuminante, almeno nel senso con cui l'ascoltai io.
e poco colta nelle polemiche e nell'urgenza del ribaltamento che poi è seguita la vicenda della Presidenza della Repubblica. Questa frase ora tocca a noi per chi è del PD, chi di voi non è del PD, insomma, diciamo, tocca al PD. Mi sembra che rimanga la cifra di questa fase politica. Siamo dentro un assetto rovesciato rispetto alla Prima Repubblica che vedeva il confronto di CPC. L'alternativa impossibile rimane ancora per quanto tempo sulla destra. Ciò comporta onori di vittoria, certamente, ma anche oneri e responsabilità di gravità inaudita. Non sono sufficienti i problemi tecnici, pure concretissimi, l'isolamento di queste elezioni rispetto al calendario della politica nazionale, l'atteggiamento dei media a spiegare l'astensionismo. Hanno influito più fattori, ma non tutti i fattori hanno lo stesso peso politico e ci consegnano uguale responsabilità. Certamente le ripetute vicende giudiziarie, gli annunci insidiosi di nuovi e presunti scandali, hanno moltiplicato il disagio, addirittura il ripudio verso la politica in Emilia-Romagna, come forse addirittura più che altrove, terra di buon governo reale e quindi non abituata a sentirsi alla gogna. Nello stesso tempo ha pesato considerevolmente, e va detto, la lontananza di una parte della sinistra dalle scelte sociali e ideali del partito cui si riferisce l'80% delle persone di quell'orientamento. I due fattori non vanno messi anche qui uno contro l'altro, no? Sarebbe strumentale, si sono miscelati, uno ha ampliato l'altro nel determinare in una parte vasta dell'opinione pubblica orientata al centro-sinistra uno smarrimento, questo è il termine più giusto, di ampie proporzioni. Io sento questa frase, no, parlando nei giorni prima del voto, ho sentito questa frase: stai giocando una partita, posso capire che è una partita importante, ma non è la mia partita. Questo è quanto hanno voluto dirci, mi sembra, ancor più chiaramente gli astenuti, molto perlomeno numerosi fra gli astenuti. Ci parlate di chi eccelle, di chi vuole libertà per realizzare, per vincere, ci dite che questi sono il traino per tutti, ma io che sono massa, giovane, adulto, anziano, e lo sarò sempre, io da chi sono rappresentato? E questa è la domanda tacita, più o meno consapevole, nella mente di tanti. Si è focalizzata su una vicenda chiarissima e sulle lotte sindacali che ne sono seguite, ma forse addirittura più vasta. Chi mi rappresenta in quanto figura sociale della medietà, della normalità, che non, come dire, a cui non basta sapere che vengono sbloccati i percorsi per merito degli eccellenti. Non è la loro partita. È un dato che la dirigenza del PD deve interpretare fino in fondo, non solo quella, come poi dirò. Non basta dire che è stato lanciato un segnale, magari dalla minoranza interna o dalla CGIL, c'è ben di più. La capacità di capirlo sarà un banco di prova sia per il Presidente di Consiglio che per la sua squadra, per tutto il Partito Democratico. Perché dunque i due risultati principali non sono contraddittori? È fin troppo facile ricordare le tesi di Hirschman per comprenderlo. Se non si appartiene ad un quadro politico e contemporaneamente non si vede la possibilità di un'alternativa, allora ci si separa, si lascia. Avviene così che se le estreme prendono fiato, soprattutto la Lega, appena appena peraltro, come si prevedeva, e un poco anche a sinistra, dove la somma delle percentuali, almeno le percentuali di Selle e altre Emilia, è superiore al risultato delle regionali precedenti e a quello di Tsipras, guardando ai voti validi il dato che emerge è un altro: si lascia, non si sceglie un'alternativa. Questo non significa naturalmente che debba rimanere così per sempre, che non vi sia una tendenza alla radicalizzazione, che invece è certamente forte e presente. Si vuol dire però che ancora non è compiutamente tradotta nelle scelte politiche elettorali. Si dice: ma perché? Perché se volevano dare un segnale a sinistra sarebbero andati per sinistra. Beh, insomma, l'Emilia-Romagna è una terra che da sempre cerca una prospettiva di governo, che conosce l'importanza della credibilità delle prospettive di successo di una proposta.
e dove quindi la critica e il disagio, se non trovano sbocchi, si indirizzano prevalentemente all'astensione, come abbiamo visto. C'è infine un terzo risultato importante, ma qui non abbiamo forse il tempo, io poi mi auguro che lo faremo. Pochi forse lo metteranno in rilievo, almeno nell'immediato, ma è bene valutarlo. Il mondo non è il PD. Vi sono nel voto altri fenomeni molto rilevanti, la grandissima difficoltà di Grillo del Movimento 5 Stelle ed anche la perdurante minorità di un centro conservatore che pure aveva questioni ideologiche tutte proprie da rivendicare, pensiamo al contrasto sulla condizione gay o sui diritti civili. E il terzo risultato è ormai la certificazione della crisi verticale del partito di Berlusconi. Quanto potrà durare la caduta nel baratro di quello che era un intero polo di aggregazione per l'elettorato, senza che avvengano cambiamenti radicali in quell'area e drastici mutamenti nel suo posizionamento parlamentare? Io non lo so dire, mi interesserà molto anche su questo punto il parere di Donata Renzi e di Andrea De Maria. E cambiamenti anche verso il governo. Si procede ad affermare decisione, governabilità, alternativismo, assoluti e semplificati, mentre uno dei due poli come tale non esiste più. In sintesi, nel voto di ieri c'è molto da riflettere, c'è poco da archiviare. Ecco, che cosa possiamo fare? Non è che ricominci questa introduzione, ma in questi giorni ho visto Natale, insomma, i bambini ci fanno vedere i filmati che mi sono appassionati su YouTube, qualcuno di chi mi sta intorno si è appassionato a Brancaleone, mi piace ancora, no? Ricordate, c'è quel piccolo punto in cui dopo la morte apparente del monaco conduttore del terribile malcapitato esercito di disgraziati, decidono di separarsi, no? Dove andate? Dove andate? Senza meta, veniamo anche noi, no, andate, dite anche voi senza meta, ma da un'altra parte. Io pensavo che noi dovremmo dire il contrario, ma chiunque vuole andare, magari senza meta, ma nel senso di un collettivo ragionante, di un ritrovarsi, fa un pezzo di società, così lo siamo, è un pezzo di politici, ringraziamo quelli che ci sono, saranno fatti importanti.